Il tema, come ben sapete, è quello della riapertura temporanea della passeggiata del, lotto, del primo lotto delle paratie, quindi da Piazza Cavour ai Giardini a Lago, tema sul quale eravamo stati a suo tempo molto sollecitati anche da diversi consiglieri comunali, credo che ci sia anche una mozione depositata e non ancora discussa esattamente sul tema, e quindi con la prospettiva di poter restituire alla città, almeno nel periodo più turistico, la fruibilità di quel pezzo di città. A suo tempo avevo anche io dichiarato che questo era l'orientamento e che si sarebbe lavorato in questa direzione, con non poche difficoltà che inutile che stiamo qui a ribadire, perché tratta sia di aree di cantiere, perché ha dei costi che noi non possiamo sostenere per la Corte dei Conti che ce lo consentirebbe, e così via. È nata, io ho già espresso un ringraziamento, un'iniziativa con l'associazione di categoria, alla quale poi si sono aggregati gli amici di Como, che hanno, come dire, favorito il rinascere del dibattito sul tema, dibattito che si è un po' incagliato quando è emerso l'importante spesa per lo spostamento delle palancole, che sembrava, cioè, che inchiodasse la possibilità di realizzare quest'opera appunto temporanea. A quel punto si è fatto avanti un nuovo soggetto, la Young Boys di Zambrotta, e quindi ovviamente, essendo noi ente pubblico, milanista, essendo noi ente pubblico, abbiamo aperto a una procedura, come dire, più trasparente, pur non prevista espressamente dalle norme, questa tipologia, poi l'avvocato Fabiano sarà più preciso su questo, abbiamo aperto facendo un avviso che è stato pubblicato dando un termine per la presentazione dei progetti, termine necessariamente breve per poter arrivare con le opere fatte all'inizio della stagione estiva, quindi con il massimo della fine delle scuole. A seguito di questa, e mi spiace che sia stato frainteso come se fosse stato, come dire, costruito ad arte da qualcuno per mettere in difficoltà chi si era mossa fino a quel momento, quindi la cosiddetta prima cordata, cosa assolutamente non vera, anzi totalmente falsa, però non potevamo non prendere atto che c'era un altro soggetto. Abbiamo poi fatto una precisazione puntuale su quali dovevano essere i requisiti minimi, perché riaprire una zona alla fruibilità della gente vuol dire garantire che innanzitutto ci sia la sicurezza, primo elemento assolutamente imprescindibile, che siano seguite le procedure, già lo dicevo prima, che ci sia la sicurezza, che si verifichi qual è la effettiva fruibilità dell'area, quindi tutta l'area di cui parliamo, che non ci siano, e l'esperienza comasca ancora assolutamente viva della vicenda del muro ci fa dire che non ci dovrebbero essere elementi che frapponessero in modo significativo la vista del lago, quindi questo è un altro elemento di valutazione, che fossero rimosse e spostate le palancole che oggi sono riposizionate, sia perché devono essere a disposizione di sacrami in qualsiasi momento, sia perché loro stesse sono un ostacolo visivo non da poco, bastando giù vedere dove sono posizionate, quindi anche questo è un elemento molto importante, e così anche altri sui quali poi entriamo qui nel dettaglio. A questo punto una parte, una cordata cosiddetta, ha ritenuto di non fare più la proposta, anzi ha ritenuto penalizzanti e eccessivi le richieste del Comune. Difendo fino all'ultima virgola le richieste che abbiamo fatto, ed è stato assolutamente pretestuoso dire che non fossero necessarie, forse perché non c'era la forza di realizzare, poco male, cioè non è che, io ripeto, li ho ringraziati perché hanno attivato un dibattito che ha prodotto un risultato alla fine positivo, però non potevamo a quel punto dire vabbè, visto che siete voi, visto che siete gli amici di Como, vi chiamate così, facciamo finta di nulla su tutto. Non si può far finta di nulla su niente, soprattutto sul tema della qualità e soprattutto sul tema della sicurezza, oltre al tema delle viste, che dicevo per noi è tema di una sensibilità assolutamente straordinaria per la bellezza del posto e perché l'esperienza passata ci ha insegnato qualcosa. A questo punto è stata nominata ovviamente una commissione, non è che potesse essere scelta in modo informale, ma formalmente una commissione che ha esaminato gli aspetti di adeguatezza tecnica della proposta arrivata per tempo da parte della Young Boys, questo è soggetto della proposta della Young Boys, fatta la valutazione della commissione che ha completato
proprio oggi i suoi lavori, la Giunta ha esaminato il contenuto della proposta progettuale, sostanzialmente prendendo atto di quello che c'è, sempre ribadendo in modo assolutamente fermo che trattasi di un progetto che ha una rilevanza assolutamente temporanea, e credo che questo in modo evidentissimo dimostra di essere così, perché propone una soluzione che ci mancherebbe altro che fosse definitiva, però che certamente rispetto alla situazione attuale è, come dire, molto qualificante, molto affascinante, molto impattante, e credo che potrà essere davvero molto apprezzato dalla gente che potrà usufruirne. Abbiamo dato mandato agli uffici perché completino la parte contrattuale con il soggetto proponente nel giro di qualche giorno, per poi riservarci di fare una conferenza stampa insieme a Zambrotta a contratto firmato, come mi sembra serio fare. La tempistica che è prevista nella proposta prevede che tra i metà maggio e l'inizio di giugno si svolgano tutte le attività tecniche di predisposizione dell'area e che possa essere aperta il 10-11 giugno circa, anzi è già fissata una data. Ovviamente abbiamo anche, come dire, visto, esaminato, valutato le proposte nella loro più puntuale concretezza. Noi adesso vi mettiamo a disposizione due immagini, che sono quelle che con Zambrotta abbiamo concordato di far girare subito perché non aveva senso dirvi e basta andarcene, per cui su questo si può cominciare a lavorare, ripeto, dando poi tutti i dettagli puntuali, allora quando ha firmato il contratto effettivamente sarà presentato a tutti con Zambrotta presente il progetto nella sua competenza. Sostanzialmente l'area viene da un certo punto di vista tecnico viene completamente utilizzata, non lo so, io credo che fosse l'immagine quella più grande che si può far vedere. Ce l'abbiamo anche lì? No. Non ce l'abbiamo, abbiamo solo il cartaceo, perché a voi diamo anche l'immagine, vi diamo anche il file, per cui poi ce l'avrete, però era no, vabbè, per presentarlo lo rappresento io. C'è una sostanziale riutilizzo di tutta quell'area in forma totalmente pianeggiante e con una leggera pendenza verso strada, con un sistema di fondo che possa consentire e garantire la raccolta delle acque per evitare che ci sia allagamento in caso di piogge anche abbondanti, e anche tutto un sistema di tubazione che non crei poi invece al confine con la strada invece allagamenti di sorta. Quindi questo, che era uno dei requisiti che la gara indicava, è stato puntualmente assolto. C'è una doppia pavimentazione fatta con erba sintetica di due tipi, una più alta e una più bassa. Questo è un disegno di massima su cui poi andremo a vedere puntualmente come si realizzerà. Ci saranno tutta una serie di sedute lungo il percorso, l'area sarà totalmente calpestabile e fruibile. Ci sarà anche, questa è un'altra immagine che vi possiamo dare oggi, ci sarà anche all'interno della realizzazione di quest'area una zona parco giochi con dei giochi di alta qualità per i bambini, e da qui già cominciate a vedere un dettaglio non da poco. Verrà installato un parapetto, vedete, un parapetto totalmente in cristallo, e quindi per certi aspetti è una sperimentazione interessante, anche se, come sapete, il nostro progetto ha come scelta quello di riposizionare il vecchio parapetto totalmente ristrutturato e potenziato. Quindi ci sarà un parapetto in cristallo per tutto il percorso, sarà totalmente fruibile l'area. Avrà tre punti di accesso che sono verso la piazza Cavour, a metà dove c'è il battello, in fondo dove c'è l'area cantiere, che sono i due confini, anch'essi, come vedete, diventano totalmente verdi, poi vi daremo la rappresentazione, la vedrete più nel dettaglio. Permane oggi quella sorta di reticolato, di recinzione, di grigliato che c'è lungo strada, tranne i tre punti di accesso che invece avranno dei cancelli, perché la previsione è che siano aperti dalle 9 del mattino fino a mezzanotte, adesso vediamo esattamente il dettaglio degli orari, e invece siano chiusi di notte. Ovviamente il proponente si fa carico della manutenzione straordinaria di tutta l'area, del ripristino in caso di danneggiamento, di vandalismo, e anche della manutenzione in termini di pulizia dell'area. Garantisce sul tema della sicurezza, e anche per questo aspetto noi abbiamo ritenuto che fosse sensata la proposta della chiusura notturna, quindi sarà una chiusura notturna compatibile con gli orari della città estiva, quindi sarà più dalle 9, probabilmente chiuderà mezzanotte, alla 1, 1:30, alle 2 vedremo
vedremo esattamente come funzionerà. Sarà ovviamente un orario di apertura compatibile con la fruibilità dei mezzi della navigazione. Ci saranno delle sedute lungo tutto il percorso, non è un campo di calcio, diciamo subito, non è uno spazio dove si potrà giocare a pallone nel modo più assoluto, non è uno spazio dove verranno inseriti stand, casette, nulla di tutto questo, sarà uno spazio però fruibile per tutti quelli che avranno voglia di andarci su, oppure per quelli che vorranno lì organizzare delle manifestazioni, nel senso che lì potrà essere, ovviamente come qualsiasi spazio pubblico, utilizzato per la manifestazione di volta in volta se la volontà. Ecco, questa stessa immagine là la vedete un po' meglio. Perché da qui c'è quella striscia viola in verticale, vedete quella striscia che appare viola in verticale a destra delle piante? Perché gli ultimi due metri dell'attuale sterrato che c'è sono fatti di ghiaia e servono per fare la raccolta delle acque per due ordini di ragione. Uno, perché devono raccogliere tutta l'acqua che in pendenza naturale verrà portata dal materiale che è posizionato proprio in quella corrispondenza e andrà dentro la ghiaia poi con un sistema che porta via l'acqua. Il secondo perché devono garantire ovviamente l'ossigenazione e l'irrigazione per tutto il sistema delle piante, che altrimenti sarebbe danneggiato. Quindi l'unica parte non calpestabile è quella parte che lì è indicata in viola, ma in viola non per un gusto di colore, ma in viola perché lì sarà tutto un sistema di verde naturale, di verde di fiori naturali che saranno volta cambiati durante tutta la stagione estiva. Quindi non sarà calpestabile perché lì ci sarà una sorta di fioriera gigantesca da una parte all'altra ed è l'unica effettivamente non calpestabile, per cui ci saranno i tre varchi di accesso con dei cancelli che saranno chiusi. Vedete qui i fiori viola qui sulla destra, sono proprio una prima idea di tutto quel percorso. Ma le righe per il raccolto delle acque piovane di tormenta? Non ci sono delle griglie. Sì, c'è una canalina. C'è la canalina interna, sì, lungo la linea viola, sotto lì, sì, corrispondenza lì, non dove si cambia. Più verso il lago, più verso il lago. Lungo questo bordo c'è una canalina lunga 150 metri. Perché la pendenza è verso la strada, la passeggiata, quindi l'acqua viene raccolta e arriva a terra. E va quindi prima delle nuvole. D'altra parte era una pavimentazione che doveva garantire, l'avevamo chiesto, una sorta di impermeabilità rispetto a tutta l'area della passeggiata, cioè l'acqua non deve penetrare lì ma deve essere canalizzata appunto in questo lato di sinistra rispetto alla foto. Perché? Perché essendo sotto materiale di cantiere, quindi sostanzialmente ghiaia e terra, e siccome sotto è totalmente impermeabilizzato perché è sopra delle vasche e così era da progetto, se piove lì diventa un lago e ci si affonda e quindi l'acqua non deve penetrare ma deve scivolare sul lato ed essere raccolta e portata via. E ovviamente il progetto che ci è stato presentato garantisce questo. Questo era uno degli elementi che aveva un po' generato polemica con gli amici di Com, che lo ritenevano ridondante, invece ridondante non era. Credo che abbiamo fatto davvero al meglio. Certamente dobbiamo ringraziare un soggetto che investe qualche centinaia di migliaia di euro per fare questa operazione offerta alla città, certamente che dà un'immagine anche lui stesso, no? Forse lui stesso l'immagine c'è già a sufficienza, però ha colto il fatto che per la problematicità che c'è stata su quest'area probabilmente c'è una grandissima aspettativa e probabilmente ci sarà una grandissima fruizione di quell'area da parte di tanta gente e probabilmente l'impatto mediatico avrà ritenuto che valesse la pena di compensare l'investimento che si è fatto. Ovviamente l'operatore garantisce che, e questo proprio anche come dire la leggerezza di materiale lo aiuta, garantisce che entro una settimana dalla scadenza del termine che gli viene assegnato per la fruizione dell'area lui toglie tutto il materiale e restituisce l'area esattamente nello stato in cui è. La previsione ad oggi è che almeno fino al 31 ottobre l'area sarà lasciata al soggetto che ha fatto la proposta, perché ovviamente deve avere qualche mese dopo per ammortizzare un investimento di questo tipo. L'amministrazione si riserva a quel punto, in base alle esigenze di cantiere, perché ovviamente quando è restituita tornerà dai cantiere, in base alle esigenze di cantiere, se allungare di un mese, due mesi, tre mesi, lo valuteremo lì per lì. Una domanda. Ho dimenticato qualcosa. Chiederei però a questo Fabiano magari di puntualizzare se ritiene qualche aspetto sulla procedura su cui non mi sono addentrato io.